Buongiorno e benvenuti a tutti. Fin dalla nostra più tenera età i nostri genitori rispondevano alle nostre domande piene di curiosità con delle risposte logiche che cercavano di essere scientifiche. E noi, ingenui e docili, abbiamo accettato queste grandi verità scientifiche senza rimetterle mai in discussione. Bene, oggi tutto ciò è finito. Mettiti comodo perché oggi ci interessiamo ai 10 miti famosi a cui devi smettere di credere. Gli squali sono in grado di individuare una goccia di sangue nell'oceano. Falso. È vero che questi animali hanno un olfatto davvero molto sviluppato, ma non abbastanza per rendere questa leggenda realtà. Dopo decine di studi su varie specie, degli scienziati hanno scoperto che uno squalo è in grado di individuare una goccia di sangue in un miliardo di gocce d'acqua. A quanto corrisponde? Beh, qualcosa come la dimensione di una piscina casalinga. Bisogna scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Era vero nel passato, i vecchi telefoni cellulari come questo usavano delle batterie al nickel simili a quelle che si trovano nel telecomando della tua televisione. Questo tipo di batteria soffriva del cosiddetto effetto di memoria. Se in precedenza non aspettavi che la tua batteria si scaricasse completamente per caricare il tuo telefonino, allora si creavano dei cristalli nella vostra batteria, surriscaldandola e danneggiando pian piano la sua durata di vita. Per fortuna al giorno d'oggi non abbiamo più di che preoccuparci, perché assolutamente tutti i tipi di telefonini usano batterie al litio, che puoi caricare in qualsiasi momento, che il tuo telefono sia carico al 3% o all'80%. Mangiare prima di bere alcol ti manterrà sobrio. Se prima di andare ad una festa mangi tanto, con la speranza che l'alcol non ti faccia nulla, sono spiacente di dirtelo, ma ti ubriacherai lo stesso. Il cibo non impedirà l'effetto dell'alcol, lo farà solo ritardare. Il tuo corpo non assorbe l'alcol nello stomaco, ma nell'intestino tenue. Questo significa che per far sì che l'alcol faccia il suo effetto, innanzitutto deve passare dallo stomaco per arrivare all'intestino. È qui che il cibo che hai ingerito prima agisce come una specie di barriera provvisoria, ritardando l'arrivo del liquido inebriante nel tuo intestino. Ma poco importa quanto o cosa hai mangiato, quando il cibo è digerito, l'alcol arriverà all'intestino e farà il suo effetto sul tuo organismo. Un anno umano equivale a 7 anni canini. Altro mito che esiste da sempre, i famosi anni canini. No, un anno umano non equivale a 7 anni canini. I cani crescono a un ritmo accelerato durante i loro primi 2 anni di vita. In seguito, la loro crescita e il loro invecchiamento dipenderanno molto dalla loro razza. Toronto è la capitale del Canada. Toronto è il centro finanziario e mediatico del Canada e possiede alcune delle icone culturali più impressionanti del paese. La città ha persino una squadra di baseball di lega maggiore. L'unica cosa che non ha è il titolo di capitale del paese, che si trova a 4 ore di strada, vale a dire Ottawa. Peraltro, la vera capitale del Canada è stata classificata nel 2016 come il posto migliore per vivere in Canada, secondo MoneySense. La modalità navigazione privata di Google Chrome o di qualsiasi altro navigatore non è così privata come potresti credere. Se guardi bene, te lo indicano nel navigatore stesso. È possibile che la tua attività sia sempre visibile dalla tua azienda, la tua scuola o il tuo fornitore di servizi web. Questo significa che se il tuo capo, il direttore della tua scuola o il governo hanno bisogno di accedere alla tua cronologia, lo faranno senza nessun problema. Forse dovresti pensare a ciò la prossima volta che deciderai di aprire una finestra in modalità navigazione privata, al lavoro o a scuola. George Washington fumava cannabis. Falso. È il genere di alterazioni storiche che finiscono per entrare nelle credenze comuni. George Washington, presidente degli Stati Uniti dal 1789 al 1797, ha effettivamente coltivato canapa, ma non c'è nessuna prova, nessun mezzo per sapere se ne abbia consumato lui stesso. I nostri tratti di personalità vengono dai nostri genitori. Questo è vero, ma soltanto in parte. I nostri tratti di personalità e il nostro carattere sono determinati geneticamente, ma anche l'ambiente recita un ruolo importante. Ciò può portare a un calo dell'effetto di alcuni geni. Anche i gemelli possono svilupparsi diversamente. Tuttavia esistono dei geni che hanno maggiori possibilità di essere ereditati, come l'irritabilità, la tendenza a giocare, comunicare oppure l'agilità a mantenere una relazione. Gli struzzi non sono animali noti per la loro intelligenza.
Questo mito è addirittura esagerato, quello che dice che gli struzzi pensano che, nascondendo la loro testa e il loro collo all'interno della terra, tutto il corpo allora sia nascosto. Questo deve essere l'esempio peggiore di mimetizzazione nel regno animale, ed è addirittura per questo che molta gente pensa che gli struzzi siano un po' idioti, ma è falso, completamente, completamente falso. Quando questi animali sono confrontati ad una situazione pericolosa, in genere scelgono di fuggire, cosa che possono fare facilmente. Infatti gli struzzi sono in grado di superare i 60 km orari. Allora perché fanno questo? Beh, se un giorno vedi uno struzzo con la testa nascosta nella terra, probabilmente deve cercare cibo o sta scavando un buco per deporci le sue uova. Possiamo morire sepolti nelle sabbie mobili. Falso, nessuno è mai morto completamente sepolto dalla sabbia. Le sabbie mobili sono un mix di sabbia fine, acqua e argilla, in cui non ci si sprofonda, ma si galleggia. Bisogna muoversi molto adagio per prendere un oggetto solido e issarsi fuori dal buco con le proprie braccia, invece di muoversi da tutte le parti e farsi stringere dalla sabbia liquefatta. Le persone ritrovate senza vita in sabbie mobili sono in realtà morte di fame o di sete, oppure di annegamento in caso di alta marea. La leggenda dell'emisfero sinistro e destro del cervello. L'abbiamo sentita tutti, il lato sinistro è quello che è logico, razionale e calcolatore, mentre quello destro è creativo, artistico e spontaneo. Falso, basta guardare una risonanza magnetica per rendersi conto che il trasferimento delle informazioni si svolge a livello delle due parti del cervello. Che sia per un compito artistico o scientifico, il cervello è sempre coinvolto nella sua totalità. È vero, abbiamo due emisferi che riempiono varie funzioni, ma non nel modo in cui si vuol far credere. Per esempio, alcune funzioni del movimento del corpo sono controllate da zone diverse del tuo cervello. L'emisfero sinistro controlla il movimento del lato destro del corpo e viceversa. Se ti chiedo di cosa si compone il centro della Terra, quale sarebbe la tua risposta? Probabilmente molti ti diranno di magma, roccia fusa o qualsiasi altro metallo liquido. In realtà il centro della Terra è completamente solido. Quello che è impressionante è che pur trovandosi a oltre 5000 gradi Celsius, il che è equivalente o molto vicino alla temperatura della superficie del Sole, i metalli che si trovano all'interno non si fondono. Ciò è dovuto al fatto che la pressione all'interno è talmente forte che impedisce la fusione dei metalli, i quali rimangono completamente solidi. Scordati di quello che tua madre o tua nonna ti hanno detto, la vitamina C non ti impedirà di ammalarti. Vale per tutte le forme, pillole, gomme, succo d'arancia o pastiglie effervescenti. Nulla di tutto ciò ti eviterà di prendere l'influenza né migliorerà la tua salute. Ma non fraintendermi, la vitamina C è essenziale nella nostra alimentazione. In realtà è stato comunque dimostrato che grazie alla vitamina C i raffreddori durano comunque un po' meno. Così, benché la vitamina C non ti impedirà di ammalarti, e ciò anche se la prendi tutti i giorni, prendila piuttosto quando prendi un raffreddore. Aggiungere olio alla pasta durante la cottura impedisce che si attacchi. L'olio è una sostanza idrofobica, quindi insolubile, che galleggia sulla superficie dell'acqua, quindi la pasta non entra in contatto con l'olio. Tuttavia può depositarsi sulla pasta durante lo sgocciolamento, benché questo impedisca alla salsa di aderire in seguito. Il motivo principale per aggiungere olio è che impedisce l'acqua di traboccare o di formare schiuma. È grazie a Coca-Cola che Babbo Natale è rappresentato in rosso. Falso! Il Babbo Natale è stato disegnato da Thomas Nast nel 1863 in un primo momento monocromatico, poi in abito di pelo color bruno. Numerosi colori anonimi dei suoi disegni verdi, rossi o blu iniziano ad emergere finché il rosso diventa maggioritario. Quando Coca-Cola inizia ad usarlo negli anni 30, la sua immagine era già comune nei media e nella cultura popolare. I pipistrelli sono ciechi. No, sono nictalopi, vale a dire che vivono innanzitutto di notte e vedono meglio al buio che in giornata. Usciti da lì, non sbatteranno contro la tua terrazza all'ora di pranzo, la vedranno benissimo. Il latte è buono per le ossa. È un mito terribile perché in realtà il latte di mucca è troppo acido per l'organismo umano. Gli africani e i giapponesi, per esempio, non hanno mai consumato latte di mucca fino ad un'epoca recente e hanno sofferto raramente di osteoporosi. L'intelligenza viene trasmessa dal cromosoma X. Qui si tratta solo di una leggenda metropolitana. Beh, sì, se l'intelligenza fosse trasmessa dal cromosoma X, le donne sarebbero due volte più intelligenti degli uomini, siccome hanno due cromosomi X. È pericoloso svegliare un sonnambulo.
Ancora una volta, il sonnambulo che non bisogna assolutamente svegliare è un mito. A dire il vero, se svegli un sonnambulo, sarà confuso e potrà eventualmente avere una crisi di panico, ma nulla di veramente pericoloso. In realtà, lasciare il sonnambulo nel suo stato potrebbe persino rivelarsi più che altro pericoloso, soprattutto se si trova in alto alle scale. Erano 20 miti a cui devi assolutamente smettere di credere. Quale di questi miti ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti. A presto! We dance till the morning, we dance till we drop. When morning starts rising, we leave them, we all